che siamo tutti peccatori e tutti meritevoli di morte vogliono che siamo completamente grafinati che mistero fratelli miei che mistero che mistero What the ooh I frutti dello Spirito Santo sono gioia, pace, luce, amore, pazienza, fedeltà. DSM, Fetish dei Piedi, Zoofilia e Onanismo, solo su Padre Kind Live. Mm -hmm. Mm -hmm. Prego figlioli, accomodatevi che tra poco iniziamo. Intanto Faber ce l'abbiamo sotto in attesa. Ma fatemi ringraziare Lord, grazie del follow, benvenuto in parrocchia, grazie Charles per il supporto per questi 34 mesi. Grazie anche a Rintaro 28 mesi, Sando Droni 25 mesi, Lit 10 mesi, Tana 30 mesi. Grazie Figlioli per il vostro supporto, iTrain livello 2, 50%. Grazie a Giuseppe Durante per il follow e benvenuto in parrocchia. Eccolo, se sapete ce l'abbiamo in chat, ma ce l'ho anche sotto nella screnata Streamyard, tra poco lo aggiungiamo. Fatevi salutare, buonasera Birdi antico Mirko Datteri Ricalemma, Charles Jouten. Buonasera, ci sono anch'io, Dadex. Buonasera, Marco, Federica, Tetsuya, De Grail Sam, Marigi, Psico, Lollo, Marco Panico, Marco T76, Gabri, Alimax, Luigi del Giudice Antico, Emanfed. Buonasera, Psico, Chef Deidara, Gabri, Taekandol, Chaos, Tiziana, Tetsuya, Jacopo. De Gray di nuovo, grazie. Fracchia contro internet, grazie mille per i 31 mesi. Hype Train livello 2, 77%. Buonasera, Jacopo. Gian Devil, Santodroni, Darek. Buonasera, Tetsuya. Mauro San Buonasera, Deidson, Stefia Eretica, Licht, Dottor Cuscito. Buonasera, Larry. Buonasera, Lavale. Buonasera, gli altro mi manca che non ho salutato? Chi ci sta? Chi non ho beccato? Il Lugo delle Nevi. Buonasera, Pirate Fluo. Buonasera, Henry Godog, Cecio. Buonasera, Ivo. Buonasera, Rosso Fiorentino, Davide, Magico. Buonasera, Donigra, Valeria, Ale. Buonasera, Wolfgang. Che fatica, oh. Che siete sempre di più. Prima o poi c'è Moro. <ride> e mentre. Ci siamo, livello 2, 77%, manca ancora un minuto 38 mesi, non 28, dei posti Scusi Rintaro per avergli scammato 10 mesi Le chiedo umilmente perdono e grazie per il supporto Hai dimenticato arroganza e eh, amore tossico Simodium 2 Sicuramente tutta questa bella gente non la trovavo ammessa eh. Direi di no, direi che è improbabile TheRealGidius Benvenuto e intanto... pare vale, faccia attenzione ormai c'è una certa Effettivamente devo cominciare a salutare a gruppi Salutiamo i primi dieci Salutiamo gli altri dieci che sono entrati Così respiro tra uno e l'altro Siete pronti a continuare questa... Questa rilassante reaction Grazie Isa per il supporto Per averci completato il livello 2 ad ascoltare le argomentazioni altissime e profondissime per niente di parte, per niente frutto di una fede cieca di conversione costante, tra poco continueremo con Faber Lumière di Osa Sapere. Ma poi perché chiamarlo Osa Sapere che ha rubato questo nome agli illuminismi che era, gli illuministi che erano tutti credenti? Chiamiamolo Tuber <ride> Allora... Allora, la sigla va a sfumare. A fumare, aggiungiamolo qui, eccolo qua. Oh, il nostro ateo youtuber no, preferito, eccoci qua. E... Catechisti dell'ateismo. Cate ecco, eccoci qua. Noi ateist, catechisti dell'ateismo, eccoci qua. La, la peggiore offesa possibile, <ride> altro che cazzo. Lato Caino sta arrivando, ah! vogliamo ricordarlo così. Allora, un attimo, mi sono un attimo spaventato perché quando ho aperto la schermata di StreamYard c'era sotto la mia icona, la tua icona e conversione costante. Ho fatto che cazzo! E invece era la schermata che tu avevi condiviso. Già pronti all'azione. Allora, allora. Aggiungi... Intanto aggiungiamolo. Perché se facciamo così? Oh, Lavale! Grazie per il supporto, Lavale! Per questi sì, due battesimi regalati, ad Ale e a Sivi. Un downgrade <ride> di, di prete altrio, esatto. Commissione Costante da Buono, professore di fufologia. Parla, di... parla in cristianese. At youtuber. Per loro è un modo per Ma sì, quello di ovviamente di. Di sminchiolare i nick e di, e, di, e, di, e di percularli è un modo anche quello. È eh, uno sfottò che loro utilizzano sempre, ma si offendono quando lo utilizzano gli altri. Perché? Perché è vittimismo costante. E quello che ci, che ci hanno insegnato il cristianesimo è anche il vittimismo tipico de, dei cristiani. Allora, allora, Mi dove. È anche una tecnica abbastanza comune tra. Sì. Non sto dicendo che lo sia... I frutti dello Spirito, Spirito Santo sono gioia, pace, luce, amore, pazienza, fedeltà... Sì, bulli. È una cosa abbastanza diffusa in, eh, in quel tipo di... Retto. Sono atteggiamenti che un po' mi ricordano. Lo, eh, lo fanno anche i mili villiniani, Ese Esempio Cuscino, il dottor Cuscino. <ride> Allora, allora, intanto eh, voglio un attimo un check audio. Provo un po' a parlare, Faber. che mi sembra che sei un po' basso. Ti alzo io da qui. Tanto posso alzarti dun dun. Eh, se io ti metto un po' più così, eh, Faber. È un po' basso. O sbaglio? Esatto, me ne ero accorto. Provo un po' a e... parlare adesso. Non lo so. Eh, comunque, grazie per essere qui con noi. Ok, a quelli che c'erano da prima e a quelli che ci trovano ora a quelli che ci trovano ora e non c'erano da prima spieghiamo un attimo che stavamo a fare è vero, è vero eh, fare chiamarla Caino non è un insulto ma è un riferimento all'origine mitologica Sì, esatto, mi chiama Latio Caino non è il mio nome, io mi chiamo Padre Cain quindi perché mi devi storpiare il nome è tipico. Allora, eh, prima di fare un riassunto, dateci l'ok okay se l'audio di, di Faber sta a posto. Grazie del follow, Andrea, benvenuto stavamo rispondendo stavamo facendo questa reaction prima abbiamo fatto quella sull'argomento del sole di Fatima datela a recuperare poi sul canale eh, di Faber e adesso stiamo rispondendo a una seconda parte eh, di una reaction che Faber ha già fatto sul suo canale con Günther e qui invece sta parlando dell'argomento cosmologico di Calam se vuoi farci un riassunto invece su cosa è successo prima su quali qual sono questi punti che lui sta Uh, argomentando prego allora per cominciare rassicuro tutti che siamo arrivati a 2 minuti e 29 soltanto perché fondamentalmente il primo minuto e mezzo l'ha passato a ripetere l'argomentazione vecchia che noi abbiamo skippato. esatto non qui per qualche via. miracolo no. <ride> um, e, um, niente l'argomentazione cosmologica calam così come ce la sta dicendo lui è che um, il, uh, prima premessa, tutto quello che inizia a esistere ha una causa. Seconda premessa, l'universo ha iniziato a esistere. Terz, um, terza um, proposizione, conclusione, quindi l'universo deve avere una causa. Ora su questo abbiamo avuto da ridire più o meno su ogni parola. Um, fin qui abbiamo contestato che ci siano effettivamente delle. Um, come posso dire? Che sia effettivamente una regola, che tutto quello che inizia a esistere deve avere una causa. Um, ci sono tante alternative come principi causali che sono diverse e che uh, non supportano questa argomentazione. Quindi ne hanno scelta una arbitrariamente, non si sa perché. Poi c'è il fatto che ci sono fenomeni fisici che non hanno una causa. Um, passando all'universo, questioni su come definiamo l'universo la definizione che ha dato lui tutto quello che è esistito esiste ed esisterà quella nega la possibilità di una causa perché eh, se la causa deve esistere per causare eh, rientrerebbe <ride> nell'insieme di tutto quello che è esistito esiste esisterà che mistero, no, non se ne esce miei, um, mistero, e stavamo mistero. arrivando al suo tentativo di collegare Big Bang e Genesi. Ah, esatto, eh, a... e, e lì tempo. è successa la cosa proprio scandalosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, e gli abbiamo dovuto dare ragione Sì, vero. su intervento di Cuscito a gamba tesa, a gamba tesa, sì, è il maledetto Cuscito. <ride> Lui e le sue informazioni che ci era passato un mese fa e non ci siamo. noi abbiamo letto, uh, ok, niente. Direi che questo è un buon riassunto. Sì, direi che ci siamo, siamo, siamo tornati in paro, possiamo cominciare ad ascoltare l'altra parte. Eccola qui. Allora, riprendiamo. Aspetta, aspetta, aspetta aspetta, 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 aspetta. Al dottor Cuscino è partita la pubblicità. Ragazzi, qualcuno regali immediatamente un battesimo al dottor Cuscino. Buonasera Spark, ben arrivato. Adesso possiamo cominciare. Ok. Questo dato è stato rinforzato da una serie di scoperte scientifiche che nell'arco del Novecento hanno rivoluzionato la nostra concezione del cosmo. Grazie. Dove il, questo dato, secondo lui, era la sua interpretazione di Genesi. Eh? Ah, okay. ah, okay. E poi, ah ok, ok, ok. Adesso fa molto più no, ridere. Metto un po' indietro, così si capisce. Okay, che di quello. ecco qua il oh, Samma, regala Samba... un battesimo al dottor Cuscino. Così non verrà tediato dalla pubblicità. Grazie. al Samma, eh, niente. Io vedo soltanto la GIF, non sento l'audio, ma, ah, la, ma, la, ma lo, stessa lo, stessa lo, stessa lo stessa senti nel cuore che... esatto. Da un ente non creato, eterno ed incausato, è l'affermazione biblica contenuta nella Genesi. In principio Dio creò i cieli e la terra, e Dio disse sia la luce, e luce fu. Cieli e terra, ovvero tutta la realtà nel suo insieme, hanno avuto un inizio secondo il testo biblico. Questo dato è stato rinforzato da una serie di scoperte scientifiche, che nell'arco del Novecento hanno rivoluzionato la nostra concezione del cosmo. Grazie ad Albert Einstein e la sua teoria della relatività abbiamo scoperto che la storia passata dell'universo non è infinita a ritroso, che l'universo va espandendosi. Einstein si e su questo bisogna fare una precisazione perché quello che ha prodotto la teoria del Big Bang è stato non la la relatività di Einstein, ma l'osservazione che le galassie in tutte le direzioni sembravano allontanarsi eh. e tracciando al ritroso le traiettorie si è avuta la uh, teoria del Big Bang. Mm. Non è dalla teoria della relatività da sola. Anzi, Uh, se ricordo bene, Einstein per un periodo era fan, tra virgolette, dello stato stazionario, cioè dell'idea che l'universo fosse uh, un universo eterno. Quindi... Tra l'altro il dottor Cusci dice, ok, ma nella Bibbia non c'è scritto che l'universo si sta espandendo, tra l'altro manca questa, questa piccola informazione qui. O che le stelle siano nate prima delle piante. Sì, esatto, diciamo. Anche questi piccoli particolari è voler prendere mezza frase della Bibbia e dire: Ecco, vedi, la Bibbia ha ragione sulla, sulla creazione dell'universo, e poi ti mancano tutte le, le righe dopo in cui si rende ridicola sull'argomento della creazione. Allora torniamo, torniamo di qua con l'esito delle sue equazioni e rimase sconvolto, ma i dati osservati grazie ad Hubble, il suo collega astronomo, confermarono i suoi calcoli. Il redshift emanato dalle galassie distanti, l'alone rosso che le stelle e le galassie emettono, ci dice che questi ammassi di stelle vanno allontanandosi gli uni dagli altri. Ora, redshift non è un alone rosso. Qui siamo a un altro momento tipo quello che ha avuto all'inizio con, con la logica abduttiva <ride> um, de, mo, Momenti in cui, diciamo, diventa abbastanza evidente che non ha la minima idea di cosa sta descrivendo. Redshift è un fenomeno della luce per la quale, uh, un po' come per l'effetto Doppler, di quando eh, l'esempio classico, avete presente quando sentite l'ambulanza che arriva e se ne va. Ehm. Um, Sostanzialmente in quel momento sentite un suono mentre arriva e un altro mentre se ne va. Sono due suoni diversi, eppure per chi sale nell'ambulanza il suono è sempre lo stesso, da cosa è causata questa cosa? È causata dal fatto che l'ambulanza la, si muove a una velocità che rispetto alla velocità di trasmissione del suono è significativa, sarà molto minore comunque, ovviamente, però è quel minimo che basta a fare una differenza che magari non succede se uno semplicemente sta camminando. Um, e nello stesso modo in cui viene distorto il suono dell'ambulanza, visto che anche la luce è un'onda e che in particolare la frequenza dell'onda determina il colore che vedi, nel momento in cui qualcosa si allontana da te, Quel qualcosa che ti comunque emette luce nella tua direzione, così come l'ambulanza um, gli cambiava tonalità, anche nella luce cambia il tono, ma in questo caso tono di colore. E quando qualcosa si sta allontanando, il tono cambia verso il rosso. Quindi non è che le robe hanno un alone attorno che è il rosso, è che proprio la loro luce tutta si sposta verso il rosso. Questa roba, tra l'altro, credo si studia al liceo, non vorrei sbagliare, quindi magari lui può chiedere a un suo collega di fargli una lezione in insieme ai ragazzini. Ah sì, questo, questo, questo è evidente il fatto che lui sta ripetendo a Pappardella del, dei concetti e degli argomenti che non ha capito. Tra l'altro il dottor Cuscio ci ricordiamo che secondo la Bibbia la terra è piatta, i venti, la pioggia, la grande sono stipati dentro i magazzini. Mi ricordo, mi ricordo tra l'altro, in realtà fuori dalla Bibbia, cioè nei, nei libri apocrifi di Enoch, è scritto proprio chiaramente nei viaggi che fa il patriarca e Enoch e gli angeli, guarda questi sono i magazzini da neve, questi fatto perché sono, proprio, sono proprio gli alieni che ci hanno... Questi hangar nei cieli dove buttano giù la neve bellissimo. E tra Elisa, esatto. Elisa, si è il continuo della live di YouTube, quindi sei, devi restare qui anche per tutto il tempo di questa live. Tanto, Jouden, grazie per aver steso l'abbonamento che ti ha regalato Allo diverso tempo fa. Bye. Galassie si stanno allontanando ad una velocità crescente, vuol dire che una volta erano tutti ravvicinati, tutti vicini. Dunque, l'universo è simile a un palloncino fatto di spazio, tempo e materia che si sta dilatando sempre di più a una velocità che cresce esponenzialmente. Vuol dire che il passato non è eterno. Altre conferme a eh, anche qui. No, non vuol dire questo. <ride> no, questa è una conclusione a cui sei arrivato tu dal, dalla Bibbia, probabilmente. Ma eh, faccio un esempio di una delle tante teorie che ci sono per un passato eterno che spiegano senza problemi questa mh, continua, costante, accelerante espansione. Um, si tratta della teoria CRC di Penrose, se non mi ricordo male i nomi. Secondo che me lo google per essere sicuro che non sbaglio. Um... Sì, tra l'altro il passato non è eterno in che senso ci chiede se è in bene la teoria delle big bang in ah, infatti avevo sbagliato chiedo scusa era la teoria ccc non CRC um, qual era la domanda scusa no no stavo leggendo, stavo leggendo la, la chat cos'è cos'è tutta questa scienza blasfema basta bisogna credere nella pesante Tanto Federica grazie grazie per il supporto eh, C'è Conchi invece che ci dà informazioni fuori, fuori contesto ci parrebbe, dico parrebbe che i colleghi di convenzione Costante non lo sopportino, ma non solo al semplice livello di essere un insegnante di religione, ma pure peggio, Perché questi sono, sono gossip che arrivano da non si, sa, non si sa dove, ma di cui non mi stupirei perché non mi sembra proprio... Io in assenza di fonti verificabili rimango scettico. Assolutamente. No, beh, nel senso non mi sembra una persona piacevole, ecco, diciamo così, con cui interloquire, così a naso, a pelle, eh, senza, nessuna, senza nessuna prova. Eh, Caro Commissione, il costo l'universo è simile al palloncino che non hanno usato i tuoi genitori, <ride> e questo ti permette di dire una valanga di stronzate. <ride> <ride> uh, carina, battuta carina. Eh, ok, prego. Intanto uh, teoria CCC di Penrose um, o oh, cosmologia ciclica conforme. In questa è una di quelle più controintuitive. Più mai. proprio. Hai presente la GIF della mente che fa così, eh, esatto. Sì, esatto. Uh, allora, praticamente l'idea di questa teoria è che sì, l'universo si espande continuamente. A un certo punto. Ah, no, grazie, Carlo. Non, non ti volevo interrompere, ma prego. No, ma io la vedo e sento <ride> l'istinto. Um, dicevo, que... a un certo punto arrivi a una situazione in cui l'universo, chiamiamolo universo A, si espande così tanto che una singola particella di questo universo è. A... 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 Ha uno spazio immenso rispetto alla sua altra particella più vicina, così tanto spazio che um, fondamentalmente diventa di più di l'universo osservabile per l'universo B. L'universo B parte con un piccolo Big Bang tra queste due giga ormai gigantesche particelle dell'universo A, e questo piccolo Big Bang dell'universo B comincia ad espandersi anche lui. Si espande continuamente fino a quando non si arriva a livelli di espansione tali che di nuovo tra due particelle dell'universo B c'è talmente tanto di quello spazio che più dell'universo osservabile per un universo C che ri riscoppia di nuovo con un altro Big Bang tra queste due, e così via e così via, ciclicamente. Questa è una delle tantissime teorie che ci sono in giro, che sono ancora in ballo, eh? non, non va sicuramente per la maggiore, però. Per fare un argomento logico uno deve prima escludere ogni alternativa possibile. Perché in logica tu non parti con un beh, probabilmente, devi partire con un è vero che. Esatto. Grazie, grazie, Giosuè. Dall'altro, se non, non, non è materia mia, quindi potrei sbagliarmi, ma non so se fa parte de, delle varie teorie. C'è anche quella che all'espansione può, può seguire anche una contrazione, quindi in realtà è un modo infinito di contrazione ed espansione. Quella è un'altra teoria, ancora, eh, esatto, si, se che ricordo bene, si chiama uh, Big Bounce. E sostanzialmente, l'idea è che c'hai prima un Big Bang, una fase di espansione. Poi, a un certo punto, per qualche motivo, uh, l'espansione si ferma uh, e l'universo si ricontrae, collassa e riesplode di nuovo. Quindi, quindi sostanzialmente, rimbalzando. Quindi esatto. Cioè non cioè sono a, a scelta, a ce scelta, ne cioè sono migliaia di teorie: um, Big Crunch. Big Crunch è la fase di collassamento, però non, ci sono teorie. Quella è una teoria di fine dell'universo, non di origine dell'universo. Mm. Perché c'è anche l'opzione che l'universo prima fa un Big Bang, poi si espande, poi si ricontrae e non rimbalza. E è quindi. Fine, è fine dei giochi. Sì, esatto. Quindi diciamo ci sono un po' di alternative. Sì, esatto questo dato sono arrivate negli anni 60 grazie agli scienziati Penzias e Wilson che scoprirono fortuitamente la radiazione cosmica di fondo, la cosmic microwave background radiation, un'altra conferma della storia passata dell'universo. Poi abbiamo avuto anche altri dati osservabili, i quantitativi di elio e gas leggeri presenti nel cosmo, compatibili con un inizio assoluto, il Big Bang. La cosmologia standard, quella del Big Bang, è altamente compatibile con la visione biblica di una creazio ex nihilo. Tutta la materia, lo spazio e il tempo hanno avuto inizio grazie a un ente causativo non fatto di materia, spazio e tempo. Ecco qua. Ecco qua, ci siamo. Quindi ci abbiamo la sua creazio ex nihilo, che è la sua idea, e che non c'entra niente col Big Bang. Esatto neanche la versione più classica del big bang quella che ti dice letteralmente c'è questo puntino da questo puntino a origine tutto punto e quella è l'origine di tutto ciò che c'è stato e mai ci sarà anche quella non parla di una creazione dal nulla perché parte dal tutto esatto tutto in un puntino No, questo è esatto, come l'abbiamo detto anche prima, è la loro, loro contro-argomentazione come quella sul, sull'evoluzione e le scimmie è, è parlare di un argomento che non si conosce e usarlo, è strumentalizzarlo a proprio uso e consumo. Non si, non, nel Big Bang non c'è la creazione dal nulla. E', non, e non, è inutile quante volte provi a ripeterlo e quante volte gli mostri. Eh, gli studi No, per loro rimane quello E quello continueranno a ripetere All'infinito Grazie Harry, grazie per il supporto Arriva, eccolo <ride> Neanche leggere una paginetta su Wikipedia No, nemmeno, nemmeno. Perché la realtà devi Perché devi modificare la realtà A quello in cui tu già credi Questo fanno Manipolano i dati, la realtà, la storia per farla combaciare a quello in cui già credono, questa è la tecnica inconscia per quanto volete, ma questo fanno. Uh, continuiamo? Ok, vai. Ma abbiamo altre importanti conferme scientifiche di questo dato? Ad esempio, le considerazioni fatte a partire dalla seconda legge della termodinamica che si aggiunge alla prima, è vero, nulla si crea e nulla si distrugge nel sistema universo, che è simile ad una scatola piena di energia. Dove lo stanno usando? Ma... Eh, lo stanno... No, questo neanche è neanche vero. Ma poi se nulla si crea e nulla si distrugge, Co se nulla si crea. scusa, è il tuo Dio che crea da nulla, dove ce lo metti? E detto questo è vero, Miracolo, ha detto, tra l'altro. Eh, ah, ok, mi dimentico sempre questo, questa postilla, ecco, della magia. No, mi dimentico eh. sempre l'utilizzo dell della magia. Nulla si crea nulla si distrugge. È una legge della chimica che ha tirato fuori, se ricordo bene, la boasie, tipo nel Settecento. Sta fermo a tre secoli fa. Nel frattempo... L'universo si è visto che non è un sistema chiuso e isolato, perché per definizione un sistema è chiuso e isolato se e solo se la quantità di materia e la quantità di energia al suo interno non cambiano. Punto. Ma noi abbiamo cose come l'energia del vuoto, uh, le particelle virtuali che avevo spiegato prima <ride> recuperatelo nell'altra live. Scusate, non, non so sia sì. a rispiegarlo che, come posso dire, sono delle, um, sono delle violazioni di questo isolamento. Quindi il nulla si crea, non si distrugge, no, a livello della fisica non vale. Vale in chimica, perché in chimica siamo comunque in una situazione, um, come posso dire... Non quantistica, vogliamo chiamarla più classica? Sistemi che effettivamente puoi isolare? E lì, ok, se puoi garantire che non ci entra materia dall'esterno, che non c'entra eh, energia dall'esterno, allora sì che puoi parlare di sistema isolato. Ma ehm, per per fare un altro esempio, la Terra non è un sistema isolato, la Terra c'è il Sole che ci manda energia, ci arrivano i meteoriti, c'è l'atmosfera che mh, ogni tanto qualche vento solare spazia via qualche particella, quindi è un via vai di roba. Dico, non è vero, l'universo è stato creato da uno starnuto del grande, già parche verde, ah. guida galattica per autostoppisti. Che famo, continuiamo? Vai, vai, mi sposto. The... A questa scatola ha avuto un inizio a massima carica. L'energia dell'universo va via via scaricandosi ed aumenta l'entropia. Ora, se l'universo fosse passato eterno, oggi sarebbe già completamente freddo, morto, scarico e diluito. E questo presuppone, per l'appunto, che l'universo sia un sistema chiuso, primo. Secondo... Eh, capisce male che cos'è l'entropia. Ma, ma da, anche, an, capisce male anche che cos'è l'entropia, perché ha capito male un sacco di cose fino adesso, tra l'altro. L'entropia, per capirla bene con la B maiuscola, purtroppo è una cosa complicata. Ehm, giusto per... Uh, Penso di doverti condividere un'altra tab se ti voglio vedere sì, questa sì. cosa. Quindi, vediamo un po' se mi funziona. Vai. Si vede ok. Allora l'entropia um, è un qualcosa di in realtà abbastanza complesso anche dal punto di vista matematico. Um, si tratta di un'espressione. Un eccola qua. Questo questa formula qui eh, è una delle um, maniere più relativamente semplici di farla capire che conosco. E me la sono persa cercando di ingrandire, chiedo scusa. Eccola qua. Questa formula è abbastanza leggibile. Perché? Perché questo strano segno eh, che sembra una, una E molto storta qui al centro con una I sotto, questa è una sommatoria. Cioè, devi sommare tante volte degli elementi che sono tutti uguali tra loro. Questi elementi sarebbero questo P con I, logaritmo di P con I. Mo Non so a farla troppo lunga, ma è un, un modo matematico di indicare quante parti ci sono e la probabilità di queste parti di stare in certe condizioni. Sommando tutto questo esce l'entropia. No, direte voi. Sta roba c'entra qualcosa con l'ordine o con la quantità di quant, quanto è freddo o caldo l'universo? La risposta è no. Questa è una cosa puramente astratta, matematica. E, eh, cercare un corrispettivo intuitivo. È soltanto un modo per cercare una scorciatoia, ma il corrispettivo intuitivo, in realtà perfetto, non esiste. Quando si parla di entropia, significa questa cosa matematica qui. E chiunque vada a fare una perfetta eguaglianza con concetti come ehm, energia, ordine e tutte queste altre qui sta facendo una semplificazione che, per natura delle semplificazioni, da qualche parte Uno si romperà per forza Uno, sì. cioè ci sarà un punto nel quale questa semplificazione non vale molto semplicemente Tratto c'è la teoria che ci dice lascia, lascia che si scavi la fossa se l'universo è chiuso e isolato il suo dio l'ha creato dall'esterno e non può interagirvi di fatto per noi all'interno non è osservabile e non esiste se fosse osservabile trasgredirebbe le premesse però è vero però ti sei dimenticato il miracolo, la magia del miracolo, e quindi... E quindi che tutto tecnicamente vale. anche il miracolo sarebbe una violazione del principio de, dell'isolamento dell del esatto, sistema. Esatto, eh. però è Dio può fare quello che gli pare. Uh, comunque l'altra cosa importante a questo riguardo è um, il fatto che la, questa quantità, questa entropia deve aumentare sempre non ci dice fondamentalmente nulla su quando deve arrivare a quale valore. Diciamo che io sono, non lo so, immaginiamoci qualcuno che uh, sta risparmiando da quando esiste l'universo, ok? E al momento sappiamo che ha un conto in banca di 100 euro. Questa persona sappiamo che non ha mai speso una lira. Ora, se l'universo avesse un'età infinita, questo significherebbe che questa persona dovrebbe avere infinito sul conto in banca? No, perché banalmente può non aver mai avuto un euro per tutto il tempo prima degli anni 90, visto che gli euro non esistevano. Esatto. Uh, alla stessa maniera. Il fatto che l'entropia debba crescere non ci dice se per un periodo lunghissimo, magari infinito, è rimasto sempre a un certo valore per poi iniziare a salire a un certo altro momento. Esattamente, è chiarissimo. Tra l'altro, però, in realtà tutta la tua argomentazione è stata appena smontata dal dottor Cusci, dici: Fabio, la I in quella formula sta per intuito, scacco matto, scacco matto. Ah, Fanti, la, la, c... E la P credo sia per preghiera, se non sbaglio. P è per preghiera. Potrebbe. Intuito e preghiera formano. Sappiamo tutti, <ride> eh, eh, lì ammetto la sconfitta. Cioè, eh, davanti sì. a Cuscito eh, eh. non possiamo fare niente. La divina Cus scuola: 2-0. Cuscito, 2-0. <ride> io, puttanati. Ma non essendolo. Vuol dire che la storia passata ha avuto un inizio, un inizio a massima carica e dunque siamo ancora in corso d'opera. Alla cosmologia del Big Bang e dalle considerazioni dalla seconda legge della termodinamica si aggiunge un teorema dimostrato nel 2003 da alcuni importanti cosmologi. Arvin Bord, Alan Guth. Aspetta, aspetta un attimo, aspetta un attimo, però. Aspetta, dimostra... un attimo, puoi rimettere un attimo la formula di prima? Sì, ho, certo. Ho avuto un attimo un intuito. Guarda un po' quel simbolo lì. Prova a girarlo. È una M. La M. Eh! No! Eh! Dottor Cuscito, sgamato anche questa volta. Poteri forti. <ride> no, la M. Vai. È lei, e lei. C Cuscito ci ha hackerato Wikipedia <ride> e tutto il mio piano di studi. Sì, in cui c'era anche questa formula. Eh, dai, la fuori, la mano, Esattamente. Vai. <ride> Comunque okay, qui si stava cominciando un iroll fortissimo per me perché uh, ha tirato fuori il teorema BGV. Ma lo rimetto un attimo indietro per far ripetere la frase, poi dimmi tu quando fermare. Vai. Alcuni importanti cosmologi Arvin Bord, Alan Guth e Alexander Vilenkin che hanno dimostrato che qualsiasi universo nel corso della sua storia va mediamente espandendosi, non può essere passato eterno, ma deve aver avuto un inizio assoluto. Il teorema BGV si okay. applica questo, anche eh? al fantomatico multi al multiverso. Ehm. Sì, diverso qualora esistesse. Se ci sono modelli che descrivono universi in espansione che causano altri universi, ebbene, la storia di questo complesso insieme di universi non può comunque essere passata, eterna. Ok. Allora, questa mi fa sbuffare perché è, un, è una bufala vecchia di decenni ormai, e già decenni fa era stata sbufalata. C'è un dibattito famosissimo di William Lane Craig, il suo preferito, con um, tal Sean uh, Carroll, uh, fisico, il quale gli, gli mostra una lettera che si è fatto scrivere da uno degli autori del teorema BGV: che spiegava chiaro e tondo che no, quel teorema non dimostra che l'universo ha avuto un inizio. Dall'epoca gli autori in questione sono stati contattati una, una quantità di volte, anche intervistati in documentari, sempre a spiegare che no, quella cosa non dimostra che il nostro universo deve aver avuto un inizio. Um, C'è il fatto che quel teorema presuppone uno spazio-tempo classico, cioè non lo spazio-tempo di Einstein, per intenderci. E anche questo, no, niente, non, non, non ce la fa. Non, non gli entra in, in testa a questi creazionisti che quella cosa non dimostra che il nostro universo deve aver avuto un inizio. Eh, è e, frustrante. infatti c'è che che chiede domande, ma perché un prof di IRC, esperto di teologia credo, deve fare video su queste cose? È eh, bella domanda. Intanto ringrazio Giuca e Robert per il follow, benvenuti c'era invece Valeria diceva la scienza è attendibile quando gli fa comodo quando invece smonta la loro tesi allora non è che la scienza sia proprio così attendibile e eh sì ma in realtà lui parla fa un sacco di video su, su questi su questi argomenti per rendere eh, scientificamente per dimostrare scientificamente l'esistenza di Dio tra l'altro tra l'altro questo tipo di atteggiamento secondo me è a discapito de, della fede che dovrebbe Stare in piedi senza alcuna dimostrazione dell'esistenza di Dio, il cercare così costantemente, anche in maniera sgraziata e eh, tra l'altro disonesta intellettualmente, le prove dell'esistenza di Dio, secondo me dimostra umanamente, parere mio assolutamente personale, una fede, fede molto fragile, una persona che sta cercando in tutti i modi di aggrapparsi a qualcosa di tangibile perché è conscio del fatto che la fede non vale un cazzo. Perché perché si basa sul nulla e quindi ha bisogno di andare a cercare delle prove vere e concrete perché tutto quello che ha altrimenti è una superstizione. E, questo, e quindi questo lo spinge ad andare a cercare qualcosa in più. Intanto io mi sono andato a recuperare Vilenkin che gli dà torto. <ride> okay. cioè, ce l'abbiamo qui. È uscito questo non documentario ne nel 2022. Storico. Um, fisici e filosofi debuncano il Calam Cosmological Argument con Perros, Hawking e Gurt, um, e qui ci abbiamo per l'appunto. Uno degli What autori um, Vilenkin che uh, la spiega um, Ma che cazzo dice chiaramente non è un che è la vita, già. No, non, non è detto. Che uh, il nostro universo abbia avuto un inizio. Che è esattamente il contrario di quello che dicevo. Ora... Esatto, no, uh, lo sto lasciando andare, ci sono i sottotitoli. Uh, C'è William Lane Craig, il preferito. La crash di, di conversione costante che, che ripete la, la cagata, e poi gli montano subito dopo uh, Vilenkin che spiega. Che no, semplicemente. Ha citato no. qualcuno che gli dà torto, esattamente. È un, un biglino della teologia. Possiamo considerare. Ma Questo perché probabilmente um, le parole di Gurt Vilenkin, e, non mi ricordo mai il terzo, um, sostanzialmente dirette, credo che Conversione Bord conversione costante non le abbiamo mai neanche sentite sì, esatto lui ripete sempre, solo esattamente lui ripete solo a pappagallo quello che legge da, dalla sua crush eh, di craig lui fa quello perché infatti si capisce anche da come ne parla perché certe cose in realtà si vede che non le ha capite sta solo ripetendo qualcosa ma è una coglionata che non potete immaginarvi quant'è eh, niente non so, non so che aggiungere Possiamo, possiamo andare avanti. Comunque, il documentario è questo qui. Ci trovate in realtà tutti i debunk che volete su questa argomentazione. Um, ma la cosa evidenziale importante è che c'è proprio uno degli autori di questa cosa che sta citando che dice che no, lo puoi interpretare così il nostro teorema. È esattamente quello che è successo con Biglino e Bressanini, no? <ride> ci fai cazzo. Sì. E Tra l'altro anche in questo caso, proprio come con Biggin e Bressanini, so, eh, so William Lane Craig, gli hanno rinfacciato, guarda, gli autori ti danno torto e lui continua imperterrito ancora oggi a usare sta stronzata. Vedi? Proprio eh. uguale. Vabbè. Continuiamo, non lo so. Sì, sì. Considerazioni dalla termodinamica, considerazioni dal teorema BGV, ci portano a ritenere un inizio cosmico assoluto, comunque okay, rinviabile, ma non evitabile. Ma dalla scienza arriva semplicemente una conferma di ciò che deduciamo filosoficamente attraverso il pensiero di matematici e filosofi come David Hilbert, Al-Ghazali, Tommaso d'Aquino. L'infinito ripugna la ragione, diceva San Tommaso, Al-Ghazali fece una considerazione se alle nostre spalle ci fosse realmente un numero di eventi infinito che non ha mai avuto alcun inizio, ebbene oggi non sarebbe mai arrivato qui. Invece, oggi che, un che è un'idiozia <ride> fatta per... è finita. Ma che vuol dire? ma allora, eh, Tommaso, sai che me... è scienziato, è eh, tra l'altro, eh. mamma mia, fa, fatto è due live sugli obrobri che eh. ci sono. Nelle, nelle, nelle non cinque non vie, non di San Tommaso. Perché <ride> non sono cinque, non sono sue, eh, ovviamente non sono vie perché sono vicoli ciechi. <ride> um, comunque, al di là di quello, una, una cosa che mi dà proprio fastidio sentire è quando citano Hilbert al riguardo: perché se, se ti sei fatto il liceo. Uh, e, um, hai studiato matematica al liceo, in particolare analisi. Molto probabilmente quando ti hanno spiegato l'infinito hanno usato una cosa chiamata L'Hilbert Hotel, l'hotel di Hilbert, che è un modo per far capire a uh, persone comuni come funziona l'infinito e. e William Lane Craig lo presenta invece come se fosse una prova dell'impossibilità dell'infinito. Siamo a livelli allucinogeni. Uh, praticamente l'idea è che tu dovresti avere um, questo hotel infinito in cui ci sono infinite stanze e sono tutte occupate. Però a un certo punto arriva un nuovo ospite. E il tizio alla reception dice: Mh, Vuoi una stanza? Ok, aspetta, facciamo così. Vado a bussare a quello della prima stanza, gli dico di spostarsi nella seconda e di fare altrettanto con i successivi. E tu ti metti nella prima. E quindi um, a questo punto, facendo così, tu hai un hotel pieno in cui puoi aggiungere una nuova persona. Esatto. Non solo. A questo punto diciamo che uh, ti arrivano letteralmente infinite persone tutte insieme e come fai? Molto semplice allora vai uh, da questi e gli dici: guardate, voi andate non uh, nella prima, nella terza, nella quinta e così via, in tutte le stanze dispari, a dire all'occupante di spostarsi in tutte le stanze, stanze pari facendo lo stesso giochino che abbiamo fatto finora. E anche lì puoi riempire tranquillamente di nuovo questo ah, sì. hotel infinito. Ehm, William Lane Craig è così coglione che prende questa come una dimostrazione del fatto che l'infinito allora è impossibile. Invece, in tutti i licei, questa è semplicemente una spiegazione della aggiunta uh, di, di come funziona l'infinito, che viene gestito con operazioni tra insiemi, senza nessuna contraddizione. Semplicemente il tuo concetto di pieno, non, intuitivo, non lo devi poi mappare al concetto di pieno per l'insieme, perché un insieme non è mai pieno, nel senso che non ci entra più nient'altro. Per rispondere poi specificamente a questa cagata qui, da quando c'è un, una distanza infin di giorni infinita rispetto al presente? Tu qualsiasi tempo passato prendi, no? D dammi una data a caso lontanissima nel passato. Eh, anno zero avanti Cristo. <ride> ok, da lì sono 2024 anni. Uh, vogliamo prendere l'anno in cui si è formata la terra da lì sono 4 miliardi e mezzo di anni vogliamo prendere l'origine dell'universo dice eh, quanti erano 14 sì, 14, vabbè, 14 meno, miliardi vabbè, e rotti di anni ok qualsiasi momento prendi nel passato la distanza al presente è finita l'unico modo per avere una distanza infinita dal presente è andare infinitamente nel passato quindi non c'è un punto dal quale hai una distanza infinita hai soltanto che serve un tempo infinito per fare una distanza infinita quella non è una contraddizione quella è la premessa Esatto. quindi al massimo hai concluso che il sistema è coerente <ride> C'è cioè, il dottor che ci ha accennato al Gazzali ma Gazzali negava che Gesù fosse Dio e che quest'ultimo fosse Trino e mo' Tra poi abbiamo alcune cose interessanti. Cioè perché nessuna fallacia logica dice il lugo delle nevi sarà mai potente come la mossa del canguro paraguro. Se ti danno torto, tu salta la loro argomentazione e mostra il culo, magari se ne vanno per la pizza. Che tra l'altro è esattamente quello che ha fatto, conversione costante sotto i commenti al, nel, tuo, nel tuo reel che hai fatto su TikTok, dove appunto gli dimostravi la fallacia, delle, 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 citando delle citazioni delle, de, di Fatima e della cugina. E lui è passato ad un altro argomento perché lì si dimostrava chiaramente. Che le prime, eh, i primi verbali loro dichiaravano chiaramente che la Madonna aveva detto che la guerra finiva oggi e lui è passato un altro argomento: è la tecnica del canguro Paragulo. E... Avevo letto anche un'altra cosa ah, a proposito delle cinque vie di Tommaso D'Aquino Aquino, eh, Matt. Con i cinque frontali di San Tommaso, molto belli i cinque frontali, erano molto carini, eh, comunque... bella sono sempre però sei e esatto, non suoi sì. <ride> e non suoi, cinque frontali. Conchi eh, con chi dice non mi caga mai figura di quando lo contraddico? Che hai scritto che hai fatto, Sto un attimo a rileggere i messaggi evidenziati. Eh, Spartici io non capisco l'urgenza di questo tipo di apologetica che deve stare a tutti fare a tutti i costi salti mortali per far quadrare certe stronzate, però diciamo prima, Preferisco di gran lunga Zenone che ci insegna lo stacce, semplice scritto così su tu stacce, non hai niente da spiegare, niente da replicare, lui comanda e guarda gli altri, schifato. Questo invece si arrampia più, però con la, la fede di Zenone è una fede salda, perché è così punto e basta, non te devi stare a spiegare cose Zenone. La fede è una teoria, sì, per lui eh, cercare sì. spiegazioni, cercare prove. È così, no. è. Sta funziona così punto. La fede è fede, ci devi credere perché ci devi credere. Esatto. Non perché esatto. c'è un motivo di credere. No, no, non c'è bisogno di logica, di ragione, quella è... È perfettamente tutto coerente, eh, ragazzi. Stava pensando che Convenzione Costanti. Fa vedere il suo canale agli alunni. Chissà se deconvertirebbe mai un alunno di Convenzione di Costanti. Sarebbe una soddisfazione, guarda. Perché sempre riguardo gossip, quindi voci. Eh, per niente eh, verificate ma che, che girano so che anche, so che suoi, molti suoi alunni lo, 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 lo prendono in giro diciamo non, non, lo tengo, non lo prendono granché in considerazione ma come ho, detto, come ho detto questo è un gossip questo è un sentito dire da altri eh, su cui assolutamente non, non posso confermare nulla eh, scetticismo scetticismo ad oltranza non mi stupirebbe però comunque sì, per dicevamo, eh, dicevamo, dicevamo confonde i decimali che tra 0 e 1 sono infiniti ma non capisce le basi della matematica è ovvio che la usa a cazzo ah, con che ci dice che le date dell'universo ci sono nuove stime sì, le cui ultime stime sono milliardi. Le ultime stime si sì, hanno, hanno invecchiato di molto l'universo, non, non ricordo quali, con chi ci dice 26, però si sì, sapeva anche io di questa, eh, di questa eh, rivalutazione sull'età, sulla vecchiaia dell'universo. Eh, 26.7, 9... addirittura praticamente eh, sì. il doppio. Sì. Tito 911, è <ride> molto carino Tito 911, <ride> anziché Tito 1, ok. Vabbè, eh, vogliamo continuare? Ma sì, 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 prego, prego. Oggi è qui, lo vediamo. Dunque da qualche parte gli eventi nel passato devono aver avuto un inizio assoluto. Immaginate una catena di pezzi del domino, di tesserine che cadono una dopo l'altra. L'ultima tesserina a cadere è l'istante presente, buttato giù dal giorno di ieri, buttato giù dall'altro ieri e così via. Se le tesserine fossero realmente un numero infinito non sarebbero mai cadute tutte. Per arrivare al giorno presente deve esserci una tessera iniziale, dunque il tempo ha percorso un intervallo che per quanto lungo non è infinito. E qui sta fondamentalmente facendo una cosa che in filosofia si chiama cagata colossale: cioè, <ride> ha, preso, tecnico, eh, sì, ha, ha preso e ha introdotto a metà ragionamento una nuova ipotesi che contraddice la tesi che stava cercando di controllare. Questa nuova ipotesi è che ci sia un inizio. La tesi che stava cercando di controllare è che non c'è un inizio. Esatto, non puoi semplicemente negare l'ipotesi e derivare una contraddizione, non è una mossa permessa. Sì, poi l'esempio del domino, quelle tessere del domino, vabbè, sono so anche delle, delle cacate retoriche. Eh, cazzo, il domino, l'esempio perfetto del determinismo, praticamente ha sputtato sul libro. E sì, vabbè. Tra l'altro cioè, si vede che non ha mai visto Spaceball, altrimenti avrebbe capito l'adesso, il passato, il futuro. Esatto. L'adesso e adesso. Eh, grazie del follow, Fabba. Ma Fabba, ma tu non eri già tra di noi? Che, che è successo? Non eri già qui, Fabba? O c'è un, un altro Fabba? Comunque, grazie del follow. Vogliamo proseguire? Va, tutto. Se questo intervallo fosse infinito, non sarebbe mai finito ed oggi non sarebbe mai arrivato qui. Da qualche parte nel passato esiste un inizio cosmico assoluto. Ce lo conferma la scienza, ce lo rinforza il pensiero metafisico, la filosofia. Questo vuol dire che anche la seconda premessa del nostro argomento cosmologico Calam è plausibilmente vera. L'universo ha iniziato ad esistere concludiamo quindi che l'universo deve aver avuto una causa. Ora riflettendo sul tipo di causa che può aver generato tutto lo E quindi visto che Ferri ha riassunto lui eh facciamolo sì. anche noi stavolta vai a te. La risposta, la risposta comunque tutto e resta 42. Esatto. L'inizio cosmico assoluto è taffazzi, quello è lo zero comico assoluto. Vabbè, ma quindi siamo sempre qui. Siamo all'universo deve avere per forza una causa. E quindi è stato Dio. Dio Dio è incausato. Puoi, puoi postulare, puoi tranquillamente pensare a un Dio è incausato, ma non a un Va benissimo. Va benissimo per la tua logica, ma non un universo. Un universo incausato, no. Un universo incausato, no. Di un causato, sì, lì, lì, lì va bene. Non lo so, c'è cioè proprio la... Lì voglio per forza credere che sia così e quindi credo che sia così, punto. Senza, senza rigore di logica, senza, senza coerenza, è così e basta. The... Grazie Marco, grazie Marco T76, grazie del supporto per aver regalato un battesimo a Valeria. Il calame non è un argomento cosmologico, ma è la teologia scolastica islamica. Cazzo, le basi, le basi. Vabbè, vabbè. ma, ma noi dobbiamo volare bassi. In realtà, dobbiamo cercare di mantenerci a un certo livello. Vabbè, eh, a questo punto stava continuando. Il riassunto fatto, direi andiamo. Vai spazio, il tempo, la materia e l'energia non possiamo non dedurre logicamente che la causa che ha creato spazio, tempo, materia ed energia non può essere a sua volta fatta di spazio, tempo, materia ed energia ecco, deve esatto, qui. essere un ente Quindi che è qualcosa, realtà... qualcosa no, che ma... non è nella realtà è qualcosa che sta fuori dalla realtà qualcosa che non esiste diciamo è... in realtà no, non è, non è così um... Immaginiamoci un attimo, um, allora c'è una delle tante teorie um, del multiverso nella quale, se ricordo bene, un, um, un universo nasce quando in un altro universo c'è un buco nero e quindi noi vediamo il, il Big Bang laddove è collassato un buco nero nell'altro universo. Uh, in, in sostanza ci sarebbe questa specie di universo madre che ogni volta che c'è un, un buco nero, figlia un universo figlio e quello è il meccanismo con cui avviene il Big Bang. In questo caso cosa avremmo? Avremmo un tempo uh, finito nel passato perché qualsiasi sistema di dimensioni ha questo universo padre o madre è un sistema di riferimento completamente separato e diverso da quello che avremo noi all'interno. Um, la nostra materia ed energia è completamente isolata a quel punto, a meno che non ci finisce altra roba nel buco nero, ma dal punto di vista temporale tutto in quella teoria, um, visto che c'è anche una distorsione del tempo, non solo dello spazio, ricordiamolo, Finirebbe al, uh, per, um, per entrare nel buco nero allo stesso istante, c'è cioè nel Big Bang. Uh, e che altro ci rimane? Uh, abbiamo detto: spazio, tempo, energia, materia. Tutte queste troverebbero una spiegazione di un'origine in una causa che, però, a sua volta è materiale, è, è spaziale. Cioè completamente isolata e separata in termini di spazio-tempo, quindi ci sarebbe un tempo completamente altro dal nostro tempo, uno spazio completamente altro dal nostro spazio, um, quindi no, non segue che dal fatto che il nostro universo abbia avuto un'origine, questa cosa completamente distinta non ha caratteristiche poi equivalenti. Esatto, Tecandol io immagino una catena circolare di cause. In questo modo non è vero che ci sia una causa. Sì, esatto. Poi tanto parlavamo prima delle diverse teorie. Anche una, immaginarsi un modo circolare di cause sfaculerebbe completamente la, la anche i problemi sul tempo infinito che deve avere per forza una, una fine. Vedo, mi è venuta a mettere una cosa mentre eh, forse. Ah no, questo sì è interessante, cioè, Crono, cioè, è come nella, nella, nella letteratura tra fantascienza e fantasy, la fantascienza si basa sulla conoscenza e sulle teorie possibili ma sempre basate su leggi conosciute, nel fantastico la magia ha la capacità di manipolazione delle leggi conosciute e di suoi effetti quindi anche l'acqua può bruciare, la teologia è esattamente il fantasy, esattamente quella roba lì. Perfetta. capace di causare senza essere causato, un ente immateriale, puro spirito. Ah. Immateriale, puro spirito. Oh, da dove esce questo spirito? Dal, da dove, che cos'è questa roba qui, poi soprattutto? Che cos'è cos cos lo spirito? Da dove l'hai tirato fuori? Ragionamento, logico, logica, deduzione, intuito, puro spirito. Eh, chi? Cosa? Così, gratis? Che cos'è? Da, dal cilindro. Così mamma mia! Guarda, veramente. A questo punto potremmo ipotizzare qualche ente astratto, ad esempio, i numeri che non esistono in natura, non li vediamo da nessuna parte, ma ci sono: sono enti astratti, estremamente utili e funzionali per descrivere il mondo. Ma i numeri sono enti astratti che non hanno nessuna capacità di causare nulla, li produciamo noi, esistono nella nostra mente. A questo punto pensiamo oh, alla mio. mente. La me no, ma. Qui giusto per dare un'idea di quali profondità filosofiche ci sarebbero state da approfondire invece di quello che ha sì. laterato lui, questa è una visione neoplatonica, cioè c'è questa idea per la quale i concetti avrebbero un'esistenza indipendente um, Why? dalla. Why? Uh, Cosa Che eh, in qualche modo li rappresenta o li. Aperta eh, virgolette termine tecnico istanzia in altre parole, se c'è questa tazza e c'è quest'altra tazza, um, da qualche parte ci deve essere una idea della tazza astratta, secondo il neoplatonico, oh no, che in qualche oh modo no, benedetti um, benedetti è benedetti. la realtà della tazzitudine ed è quella che troviamo condivisa da entrambe le tazze. Ma la vera domanda è perché hai due tazze sulla tua scrivania? Quella la risposta è, la... è che sono una persona disordinata. Ok, ok. <ride> Lo capisco perché io ad esempio ho due bicchieri. Ecco qua, ecco qua. <ride> ecco, eh, uh, questa idea, que che ci siano queste cose astratte, quindi, viene da lì, viene da questa... Idea che in qualche modo uh, le, le, quelle che dal punto di vista materialista sono semplicemente delle categorie di equivalenza cioè de, delle cose che definiamo noi perché secondo noi c'è una somiglianza ma basta non, non c'è da qualche parte la somiglianza da sola ecco nella, uh, nel neoplatonismo invece questa cosa non è vera la roba cioè questo, il concetto esiste a sé stante e poi trova un um, va a influenzare il mondo materiale in qualche maniera e quindi hai la tazza che condivide questo aspetto della tazzitudine <ride> uh, in questo senso il numero sarebbe un oggetto astratto però c'è questo problema che per il um, per il neoplatonico, sta roba una capacità causale ce l'ha. Il numero, magari specificamente, um, può avere una capacità causale nel far sì che quando metti una duitudine di oggetti in una sacca e poi un'altra duitudine di oggetti in quella sacca, causi una quattritudine di oggetti in quella sacca. Quello è è una causazione tra numeri per il neoplatonico. Um, quindi andare a dire no, il numero non può causare le cose, ma, ma chi te l'ha detto? Esatto. Cioè, qualcuno ha messo in giro questa idea della doppia tazza sulla scrivania di Faber e l'universo si piega a ciò. <ride> Esattamente. <ride> Esattamente. No, um, oltre a questo... No, vabbè... Per saltare la parte ah, dopo, okay. magari lo faccio parlare prima. Ah, C'è eh, Conchi, no, Conchi che ci dice: Una tazza è per gli infusi e l'altra è per i super alcolici d'emergenza durante le reaction. No. <ride> questa, anche questa è verità, vai, vai. Questa me la devo. Te la rivendo. Questa quindi. me la devo giocare. No, nel senso che effettivamente è una buona idea. <ride> La mente fa operazioni e vive stati mentali e intenzionalità, soggettività che non possono essere definiti materiali. La mente si distingue dal cervello. La mente, gli stati mentali, la soggettività, la intenzionalità che tutti noi conosciamo molto bene perché la sperimentiamo ogni giorno in ogni istante, sono un dato immateriale. Questo è il la... terrapiattismo delle la mente, com'era? La mente si distingue da come ha detto. Sono intenzionalità che tutti noi conosciamo molto bene perché la sperimentiamo ogni giorno in ogni istante, sono un dato immateriale. Dunque, un... non so se ho preso la parte che volevi, no? Ha detto tipo la mente si distingue dal cervello, cioè la mente non ha una cosa del genere. Che spero, la mente, la mente fa operazioni spero, e vive stati mentali e intenzionalità, soggettività che non possono essere definiti materiali. La mente si distingue dal cervello. Okay. La mente. Ecco qua. Sì. L'hai sì, sì, sentito bene. Bellissimo. Questo hai detto bene? È terrapiattismo questo. Ma come non era? Esiste... Ma non ci arrivavi con la scienza, con l'intuito. Le... E, e mo' così a un certo punto dire. Cioè, questa mente immateriale che non si sa come l'hai trova, trovata la mente che si distingue dal cervello. Perché non credo che senza cervello sia mai stata provata una mente no complet completamente gratuito, completamente in negazione di qualsiasi cosa sappiamo di psicologia di neuroscienze ehm, completamente fuffa teologica. E eh, eh, non solo questo, ma non so se ci rendiamo conto eh, quando parla di pensieri e dice che sono completamente non materiali. è quello che vediamo con l'elettroencefalogramma che è quando riusciamo a ricostruire scansionando lo stato del cervello, cosa ti sogni, quello cos'è? Cosa abbiamo scansionato noi? Comple affermazioni completamente senza, camp campate in aria, affermazioni, cioè tutto il discorso per arrivare a delle verità di fede. Cioè, tutto questo discorso scientifico, cioè, manipola, ovviamente ha manipolato dati scientifici per arrivare poi a cosa? L'ultimo punto per tenere in piedi tutta questa baracca di cazzate, che cos'è? Delle affermazioni che riguardano la verità di fede. Perché? perché una mente senza cervello, non esiste da nessuna parte. Se la sono inventata dal niente! Cioè, quindi tut tutta sta logica, tutta l'intuizione, la razionalità per, per ritornare lì al mistero della fede, perché la mente è una mente immateriale, puro spirito, ma che è? Ma dai là di fuori. Quindi vedete, no, è, è, sempre prudente. è sempre la solita, la sempre, la solita la sempre la solita eh, la 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 narrazione manipolatoria che riporta sempre lì, è un circolo vizioso. Ha fatto solo un giro più lungo perché guarda, partiamo dalla scena, in realtà, in realtà bastava come dicevi all'inizio, guarda, il mistero della fede, è la stessa cosa, solo che ti sei, sei dato un tono per arrivarci, cioè, hai detto mistero della fede, però con, la, con dietro lo sfondo, con la schiania, con i libri, questo hai fatto praticamente, però noi sappiamo Fabere che se c'hai tanti libri dietro alle spalle, vuol dire che hai studiato, anche il dottor Cuscio se lo ricorda, Devo, devo trovare il modo di fare lo sfondo con la mia biblioteca di Calibre, perché al <ride> almeno così li posso mettere in vista. Esatto. Per chi non lo sapesse, Calibre serve a gestire i libri ebook, quelli sì. digitali. Vabbè, ehm, io in realtà credo di essermi perso il segno, quindi cercherò eh, di rimbroccarlo. Ah eh, sì, perché è vero, ho visto a un certo punto hai cliccato tipo all'inizio. Eh, eh. no, volevo sai... vedere se riuscivo a prendere la, la trascrizione del video, ma... Mi sa che stiamo, sa che stiamo un, po più, un po' più avanti, però vai. Da qualche parte nel passato esiste no, no, un inizio avanti. cosmico assoluto. Ha iniziato ad esistere. Concludiamo quindi che l'universo, la causa che ha creato spazio, tempo, materia ed energia, è no, astratto. ad esempio, sentire. non hanno nessuna capacità di causare nulla. Decisamente... Le cose che produciamo noi esistono nella nostra eh. mente. Possono essere definiti materiali. La mente si distingue ecco dal cervello, qua. la intenzionalità che tutti noi conosciamo molto, è un dato immateriale. Ecco qua. Dunque un candidato per spiegare come causa prima l'inizio cosmico assoluto può plausibilmente risiedere in una mente disincarnata, estremamente potente. Co? Una mente disincarnata? Che cos'è? Cioè, questa è la logica secondo lui. Una mente disincarnata è estremamente potente. Che cazzo vuol dire? Ma soprattutto, estremamente potente. Ah, quindi non è Dio. Esatto. Perché tuo Dio dovrebbe essere onnipotente. Potente. Non estremamente potente. Ops. Immateriale. Non divisibile, non fatta di parti. E questa pure un'altra cosa completamente gratuita. Così. E tra l'altro mi... Ricorda uh, una delle cose che più mi hanno fatto bestemmiare in uh, materia di filosofia, un'intervista che ci fu con un filosofo molto famoso di Noam Swinburne che disse proprio questa cagata qui. Disse "Non si può avere una parte di un pensante". Ora uh, è dagli anni 90 circa che si studiano in maniera neuroscientifica Casi di um, condizione split brain, cioè cervello diviso, sono persone che per un'operazione sì. alla testa um, gli si è dovuto recidere il corpo calloso, quella cosa che unisce i due emisferi, per una condizione um, di non trattabile farmacologicamente, di um, eh, che era eh, epilessia, e queste persone esibiscono comportamenti che puoi tranquillamente definire parte di un pensante. Questo proprio per andare al caso più lampante e più evidente, quello in cui c'è proprio un'intenzione in metà cervello che controlla un arto e una intenzione diversa in un'altra metà cervello che controlla un altro arto, tutte e due nello stesso corpo lì non puoi negare che c'hai due ah, parti di un sicura, pensante è vero, è vero. ma se uno non volesse essere così estremo già il fatto di avere delle aree del cervello che si specializzano in cose già, cioè quelle bastavano c'è eh. Matt che ci dice abbiamo letteralmente fatto giocare dei pezzi di cervelli di topo a Doom parlando <ride> di, di esperimenti sì pure la questione che dico io qual è quindi Saltare a dire no, non ci sono parti, questo è completamente gratuito, senza proprio nessuna base né filosofica né scientifica. E aggiungo: l'unico motivo perché lui la sta dicendo è che altrimenti non arriva al, alla sua idea di esatto, Dio. Esattamente quello che dicevamo prima. Eh, grazie del follow, Love. Eh, in fondo siamo sempre al punto di partenza, più la scienza progredisce, più si allunga la supercazzola degli apologeti e si arrampicano sugli spetti attaccati al soffio per mantenere in piedi il, il ginga già traballante della fede. Ma è esattamente quello: più la scienza progredisce, più Dio si allontana, più Dio diventa. Eh, adesso, adesso è diventata la scorreggina nel cosmo. Dio per... E, e tutto, quello è Dio. Quello è Dio dopo la peperonata, se no Dio prima era molto più presente, eh, manipolava direttamente la materia, stava lì a fare cose. Poi più progrediva la scienza, più Dio si è dovuto arretrare L'universo cioè, si è creato secondo i principi della fisica. Prima, prima faceva tutto Dio per magia, adesso Dio è andato sempre più indietro, adesso Dio è. La, la scorregia nel cosmo è diventata l'unica operazione che Dio ha fatto poi il resto si è creato per, per automatismo per condizioni però, però è questo sinceramente è questo e di nuovo e di nuovo con versione costante ritorna sul finale al mistero della fede qualcosa di completamente illogico irrazionale campato in aria pura teol fuffa teologica ehm... Qualche apologeta... Non avrei saputo dirlo meglio. <ride> qualche apologeta segue tutta la live di Kain per riferire poi al gruppo degli Avenger. Sì, come no, come no, ci seguono, ci sono... anzi salutiamoli, c'è sempre qualcuno di loro che fa numero nei nostri canali, nelle nostre live. E poi spesso, allora a questo punto io comincio a pensare che non sia colpa loro, perché a volte danno delle risposte davvero imbarazzanti, al limite della disonestà intellettuale più pura, a questo punto credo che sia il, quello che le riporta che riporta di merda, e quindi poi loro fanno figure di merda perché gli riportano le cose male. Potrebbe essere questa in realtà la, la spiegazione di alcune risposte che ci sono arrivate. Avrebbe senso, Avrebbe eh, senso. per sentito dire... Certo, se a me qualcuno dice che tizio ha detto X di me, io la prima cosa che faccio è andare a, dare a controllare, esatto, esatto, <ride> vediamo, ah. siamo, oh, tra l'altro oh, ragazzi, mancano 10 minuti e siamo alla fine, cioè abbiamo fatta questo direi che è quasi live record, incredibile, assoluto record, assoluto sì. C'è sempre il primo minutino che ci siamo saltati. Perché Vabbè, era una però quello era Vabbè, una Dai, quello, non vale, quello non vale. Era una ripetizione. Però, altro aspetta, abbiamo... però c'è da dire che pure il primo minutino noi abbiamo fatto comunque quasi tutta una live parlando su, di un altro video. Quindi, cioè, sì. eh. non abbiamo finito, però eh, vai, vai. Vabbè, finiamolo. Almeno, questo che è ciò che tutti noi abbiamo sempre chiamato Dio. L'argomento cosmologico ci porta, eh, no. Aspetta, aspetta, mi che... se spenta una cuffia, non ti sento più uh, il mio okay. modo per avere più durata. Con le cuffie, sperando che si attiva questa, ok, sì, si è attivata. Ok, dicevo um, ora quello che ha appena detto lui, ricapitolandolo, è qualcosa di immateriale, um, non temporale, um, molto potente, al di fuori della, della, già, della realtà, lì, sì. Già no, non onnipotente, ma solo molto potente, e sì, qui sì, già ci sì. abbiamo un problema di fuori dello spazio. Tempo, uh, una mente disincarnata, ok. Um, se, senza parti nella sua teologia, sì, e poi chiude con eh, questa cosa è quello che abbiamo sempre chiamato Dio. No, a parte che molto potente, non è onnipotente, sì, già esatto. ne è mancata una. <ride> numero due, onnipresente tu sei scordato numero tre, onnibenevolente pure senza parti poi non credo perché tu tuo ce n'hai meno tre, le parti no, eh, lì devi entrare nella teologia <ride> eh, e ti, eh, parte e persona per loro eh, sono due cose diverse eh, certo, certo. l'onniscienza pure ce la segnalano Te Gandolo, grazie che ci sì, dicono i pure quello manca Manca l'incarnazione, manca la possibilità di andare a fare botte con uh, chi cazzo era Josué? <ride> eh, no, con Giobbe nella tenda. Job? No, Giobbe, no, Giobbe, eh, no, con... Uh... Giacobbe mi sembra fece botte nella tenda se non sbaglio no? non comunque an resta. andare a fare un attimo di wrestling Giacobbe uh, si confermano in chat a pugni qualcuno uh, sull'anca <ride> sì, ah, esatto. mi ricordo il posto non mi ricordo il nome perché per noi è ah, L'abbiamo diciamo, detto, cioè. detto in, in, in infinitamente buono, no? Perché è un Dio benevole e misericordioso che tra l'altro crea un, un universo che si muove con caos e eh, distruzione, un universo che funziona con dei, dei principi non propriamente benevoli, onnibenevoli. Che poi lui è creazionista, ricordiamolo, giusto per contesto. Sì, sì. Uh, quindi... Gli attributi che ha detto e quelli del Dio che uh, si difende so, non sono gli stessi, manco per niente, c'è ancora una differenza siderale tra quello che ha provato a dire adesso e quello che dovrebbe arrivare a concludere prima di parlare di Dio. Vabbè, continuiamo. Che fanno Vai, vai, mancano gli ultimi, gli ultimi spiccioli ritenere estremamente ragionevole l'esistenza di Dio, il Dio del teismo il Dio del deismo per altri attributi di questa causa ci rivolgeremo ad altri argomenti alla prossima <ride> okay. fa, okay. prima fa tutta l'apologetica per cercare di infilarci gli, sì. gli altri aspetti eh, però poi si dimentica di averlo appena fatto eh, è una contraddizione meravigliosa un costante, contraddizione costante contraddizione costante eh, la teologia catara distrugge la teologia, i cattolici l'hanno ripetuta, Un'eresia è un ad eliminare. Eh, che coglioni, <ride> ci dice conchilai Conchila. No, ok, appunto... mo ci sarebbe solo un altro fottiglione di due punto qualcos'altro, ma... ma... Ti, qua, fate, posso vedere? Fammi poi vedere i titoli qual è ce n'è sì, un altro? Perché... Poi c'è 2.1. 2.1. Cerca di rispondere alle argomentazioni contro le cose che ha detto nel duo. Ah, okay. E quindi um, due, abbiamo 2.1, 2.2. E... Poi il suo buon la fallaccia del taxi, perché ah, oddio. questa l'abbiamo già sentita. Ma... E poi il punto 3 che abbiamo? Il punto 3 è il finto tuning. Oh. <ride> bellissimo eh, ma ci arriveremo probabilmente tra otto anni ragazzi <ride> per prima fare punto 2 punto 1 sì, anche bello. se va detto anche in questi di solito tende a ripetersi sì. quindi magari il netto è, tipo metà di questi video però se sì, poi sì. quello si concentra in pochi minuti eh, la fallacia del, del taxi è dio tassista esatto eh, tutti i sigilli di parole per fare per, sì, per fare la storia di Afrigude e me, sì, perché poi è quello il fatto, no? Fa tutte queste premesse argomentate, un sacco di fallace logica, un sacco di manipolazioni di dati. per poi arrivare a la mente immateriale. Perché, perché lui ha deciso che la mente è staccata dal cervello, una cosa che si è completamente inventato non risulta in nessun modo. Anzi, le dimostrazioni e le prove fanno, dimostrano tutto il contrario. Per lui si è inventato che c'è questa immateriale che non ha parti, che esiste prima della realtà al di fuori dal tempo, al di là della materia, che però. crea la materia. Come? Per magia! Per magia lo fa! Lo fa per magia! E questo, secondo lui, è un, 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 un ragionamento logico, razionale, conseguenziale. Ci è arrivato per intuito lui a sta roba qui. Non è che ci è, è arrivato perché qualcuno, ha, perché qualcuno gli ha detto prima che è così che funziona. No, ci è arrivato per intuito, Cheat, una deduzioni, induzioni e abduzioni logiche. Vero, Mi sono dimostrandoci che non sa cos'è <ride> logiche. Perché la logica è accorti. solo deduttiva, io continuo a riper... ma ah, Ce ne siamo accorti che non sa che cos'è la logica, è già, eh già. Vabbè. Ragazzi, siamo, siamo giunti, ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito il nostro video. Ancor prima, ancora prima dell'ora e mezza, incredibile, incredibile. Questa volta però io, mi... Dalle io mi sono, io orario, mi sono la ripromesso la... che appena staccheremo questa live salverò il VOD e lo consegnerò nelle mani di Faber, perché se no lui poi fa, fa le playlist con me, E le mie live, si delle playlist incompiute per colpa mia, perché io sono il mago delle playlist incompiute e lui fa le playlist con me, io gliele ho rovinate. Quelle su, sull'uomo banana, su bananamen, purtroppo alcune live sono andate perse per sempre una una un, un paio l'ho caricato sul, sul mio canale youtube mi sembra Sì, no, credo che alla fin fine ci manchi solo una puntata solo, forse solo l'ultima tra l'altro uh, a parte a recuperato perché si rideva ma um, ho scoperto che sai che, è che la, sta facendo anche una reaction a, a quel documentario chi zio Shortino e dottoressa Alice Carter. Ah, sì, lo stanno guardando anche loro, bellissimi. Sì, sì li, li ho acchiappati in live su TikTok tipo ieri, così a caso completamente. Bello, bello Quindi... da, da vedere, da vedere lo so, te lo dico da più di due anni ma sei sempre più bravo padre grazie Trinità e comunque farci vedere questi video si configura reato di tortura, sappiatelo esatto, esatto siamo qui apposta però quindi comunque dopo la live appena stacco, la potete rivedere sul canale, io so sapere almeno, almeno senza che li mischiamo, le, le splittiamo così ce l'ha tutto e lui quindi anche questa poi la, la, se vuole la ricarica sul suo canale, almeno c'è una, una continuità c'è una continuità. Tra l'altro è bello che questa cosa che hai fatto una parte l'hai fatta con, con Gunter e quest'altra con me. Il, pross il prossimo chi sarà lo sfortunato che dovrà subire... Non le... lo so, eh, tu hai ancora da finire questo 2.1 e 2.2. Ah, cioè, fa... ah, quindi quello è mio, me lo becco io. Ah, quindi al punto 3 andiamo su un altro. No, okay. io, io vorrei provare così, poi se, sì, se sì, non sì, si si riesce sì. ci riesce a organizzare pazienza, Io ci sono, io ci sono. No, pensavo che la tua era tipo un'opera di, di tortura... A, a gruppi, piano piano, piano piano li torturi tutti, piano, piano tutti dovete venire ad ascoltare con versione costante, maledetti. Eh, no, effettivamente su questo punto 3, sul finto tuning, devo vedere chi, chi spremere. Uh, cioè, mi Dottor credo Dottor... qualcuno che soffre particolarmente sulla fisica. Dottor capisci? Cuscio mette le mani avanti, dice io ho una serie di impegni. No? <ride> Randomici Prob probabilmente cadranno proprio nei giorni in cui dovre dovremo fare le live. Eh, bisogna vedere. Infatti, sì, effettivamente sul fine tuning eh, dovremmo portarci il, il caccia. Vorresti invitare, sì, mm. potrebbe no, il caccia fare... mi tenta eh, di beh, più sul DNA sì, sì, o sì, sull'NDE. Sì. No, su NDE su da biologo il caccia sull'NDE è vero. È lui vero. lui è Sa, si può incazzare particolarmente per le ND. Sì, assolutamente sì. Eh, sulla fisica possiamo, possiamo, possiamo buttarci. Oh, am. Eh. Vero, sa? E, lui, e lui è uno che soffre parecchio le stronzate. Eh? Lui è uno che, secondo me, a un certo punto si, si prende la macchina, se la strappa via e, e chiude la live. <ride> Potrebbe finire così. Eh, devo dire mm -hmm. che nel mio campo comezione Costante non ha detto niente di sbagliato. Vabbè, sì, gliel'avevamo gliela, gliela, gliela data, gliela, almeno in questa live che ho sentito. Vabbè, no, perché effettivamente non ha detto niente che riguarda eh, il, il suo campo, a parte quella piccola parte sulla, sulla, sulla creazione nella Genesi. Quindi, quindi si è salvato, si è salvato. Eh, il caccia lo va a beccare a casa, come <ride> Allora, allora figlioli, io vi ringrazio per la vostra compagnia, per il vostro supporto. Ringrazio ovviamente Faber per, per aver fatto questa doppia live insieme. E io intanto vi ricordo che riguardo sempre l'argomento del, del Miracolo del Sole di Fatima di andarvi a recuperare il nostro video insieme sulla Madonna ha sbagliato la profezia è eh, uscito la settimana scorsa sul mio canale YouTube nella playlist dei miracoli di cui stiamo trattando prossimo miracolo vogliamo già dire quale tratteremo non si sa quando però vi possiamo dire il miracolo lo, lo possiamo spoilerare? dai spoileriamo il, il, ve, il, il velo il mantello della madonna di guadalupe ragazzi questo è un miracolo confermato anche dalla nasa <ride> eh, non potete capire non potete capire così sicuro che c'è chi ha scommesso la sua deconversione ah, su quel è, vero, di... è vero è vero tra l'altro perché questo, questo miracolo mi è stato eh, chiesto da un utente tiktok tale cavaliere mariano Voglio di sfido, voglio vedere parlate pure del miracolo di Guadalupe metto, e ha proprio messo in gioco la sua, la sua deconversione. Pensa, che, pensa che, che, concezione hanno della propria fede, che valore gli danno se la mettono in gioco per scommessa. Eh, beh, insomma, queste fedi un po' ballerine, queste fedi che servono, sembrano quasi solo e puro autoconvincimento. Eh, NASA Nazionale, Antica Società Apostolica, ah! <ride> in quel senso NASA, okay. <ride> bene, bene. Faber, ci puoi lasciare con, eh, con una chiusa o prossimi appuntamenti? Tanto, comunque, ti rivedremo domenica prossima alle 4. Che c'hai già c'è già programma. Eh beh, allora, sì, per la settimana prossima. Um... Mezzo organizzato con Nero di parlare dell'aspetto religioso del conflitto in Palestina. Bello! Quindi il, il bel genocidio in corso. Questa volta lo trattiamo sotto un profilo leggermente meno rivoltante. Um, Leg legger leggermente meno rivoltante. Hai detto usato il termine, giusto eh, poi. È uscito ieri l'ennesima dimostrazione di inesistenza di Dio uh, su illuminismo3.0.eu. Questo giro si parla della contraddizione tra la immutabilità del Dio cristiano e il... O almeno doveva essere uscito. Ho appena scoperto che è ancora privato, lo pubblico immediatamente. Okay. Quindi uscirà... è, perfetto, è ottimo perché così lo linkiamo. c'è la chat aperta che lo linkiamo direttamente in chat? Sì, sì. Um, il tempo di cliccare il tastino pubblica è perfetto, ragazzi. Esce in diretta in questo momento il nuovo articolo di Faber. Di cosa sapere? Adesso clicca e ce lo linka. Ecco qua. Ora dovrebbe essere pubblico. <ride> la NASA è la moglie del naso. <ride> Ah. Lo, te lo incollo nella chat tra di noi che non ah, penso okay. che posso... Eh, no, no, puoi linkare, puoi linkare, puoi linkare. Posso? Io beh io, okay. io? In realtà non posso linkare io perché non ci ho aperto il browser. Guarda un po' se ti fa linkare. Okay, Eccolo qua, ragazzi: l'articolo in esclusiva di Faber su Illuminismo 3.0. Andate a seguire il blog e soprattutto andatevi a iscrivere anche al canale YouTube di Illuminismo 3.0, dove ci sono un sacco dei nostri video esclusivi, ma anche live che abbiamo fatto tra di noi e per presentare i nuovi membri del collettivo. Tra l'altro ehm, ricordiamo anche il recente dialogo tra Hoam e il, la, i ragazzi della Sina Loquace. Vero, bellissima, bellissima. Uno, uno degli eventi più attesi dell'anno, penso. È vero. E, comunque sì, prova di turno questa volta, contraddizione tra il fatto che dovrebbe essere immutabile e il fatto che dovrebbe reagire in qualche modo alle preghiere e a come ti comporti. Queste due cose non possono, non possono stare, stare insieme. insieme, assolutamente no. Figlioli, io Chiaro. vi ringrazio, ringrazio Faber, ringrazio voi per la compagnia. Il nostro prossimo appuntamento invece sarà domani, lunedì alle 21, con una nuova puntata di Lib Lib. Live, siamo agli sgoccioli, siamo agli ultimi capitoli del libro di Giobbe. Eh, se non sbaglio, il, la penultima puntata, la prossima, la, la prossima 15 luglio, sarà l'ultima del libro di Giobbe, e poi Lib se ne andrà in pausa estiva fino a settembre, dove ci attenderà una nuova sigla e altre entusiaste smanti puntate del cronovisore e del proto paradiso eh, non, tu non so tu forse sei rimasto a quelle di youtube ma noi siamo avanti qui con, con le live abbiamo raggiunto delle vette inimmaginabili prima o poi arriveranno su youtube anche quelle no spoiler no, spoiler. no niente spoiler so, sto ancora vedendo come come si risolve la questline di gabriele povero gabriele <ride> con i blemmi con i blemmi Glioli, grazie ancora, grazie Faber. Ci vediamo ad una prossima live. Grazie a tutti e buona serata, ciao, ciao. Completamente, aspettate, aspettate, che vi lascio vi lascio, vi lascio con, un, con, un, con un finale musicale. Lo so, lo so che lo, lo attendevate. Eh, la canzone è la, la più bella che abbiamo creato fino ad ora. Abbiamo creato due belle hit. Due belle hit. Ci sono. Ma la, la più bella, lo sapete, è questa qui. Arriva. Dove sta? Dove sta? Eccola qua. Vai. No. sbagliato. Non, non era affatto questa qui, ma era questa. Esatto! La Chiedi a Maurizio Sto linguaggio di programmazione Che fa un ma Chiedi a Maurizio Sto testando un'intelligenza artificiale Perché non è che posso rispondermi sempre Poi voglio anche andare